dimentica lo stress e lasciati catturare da un'esperienza irripetibile. Il trattamento Shirodhara renderà i tuoi capelli forti e luminosi, grazie a un filo di olio tiepido dolce e costante, accompagnato da un lento e rilassante massaggio. Da noi trovi solo prodotti di origine biologica, ricavati da piante e fiori. Niente siliconi, petrolio e derivati o coloranti artificiali. Extro ti aspetta a Casteggio, in Viale Giulietti 23. Venerdì 22 luglio si sono celebrati i funerali dei coniugi Angelo D'Agostino e Gianna Muset, le due vittime vogheresi dell'attacco terroristico che si è verificato a Nizza il 15 luglio. Penso alle persone che hanno amato. L'amore è più forte della morte. Angelo e Gianna sono viventi in Cristo e noi dobbiamo imparare un modo nuovo. I funerali hanno avuto luogo alle 15.45 nella chiesa del Duomo di Voghera, dove le due salme sono state accolte da qualche centinaio di persone, accorse per un ultimo saluto ai due coniugi e a consolare i figli Massimiliano ed Eliano e gli altri parenti. Diverse le autorità presenti alla cerimonia, tra cui il presidente della provincia Daniele Bosone, il consigliere regionale Giuseppe Villani, il prefetto di Pavia Rosa Cesari, il vicecommissario di Palazzo Gunera Sara Morrone e una rappresentanza delle autorità francesi. Durante la cerimonia il vescovo di Tortona Vittorio Viola ha ricordato i coniugi con commoventi parole, per poi rivolgere brevemente l'attenzione a quanto accaduto a Nizza, condannando la violenza degli attentati perpetrata, usando le sue parole, con un uso blasfemo del nome di Dio. Il vescovo ha poi aggiunto quanto sia difficoltoso descrivere quanto accaduto e ha posto l'augurio sul fatto che mai più un giorno di festa arrivi ad essere un giorno di lutto.